Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video natalizio, ma questa volta vi faccio vedere come decoro la mia agenda per il mese di dicembre e per la settimana di Natale. Quindi non mi resta che lasciarvi al video e spero che vi possa essere di ispirazione per la decorazione della vostra agenda. Comincio con la decorazione del mese di dicembre. Questo è il mio refill un mese su due pagine, naturalmente quello che ho fatto io, e la decoro inizialmente con degli scoccini che ho trovato da Lidl. Li ho presi circa un paio di settimane fa. Non sono washi tape, sono proprio degli scotch disegnati, quindi sono di plastica. Vado a metterli sui fori, dove ci sono i fori per gli anelli, così oltre a decorare mi servono anche come da salvabuchi. Quindi prima metto quello verticale e poi ne metto altri due, uno in alto e uno in basso. Naturalmente a me piacevano questi, ma ognuno è libero di mettere quelli che gli piacciono di più. Ho scelto questi con le scritte Merry Christmas e sopra invece ne metterò uno con degli alberelli di Natale. Ho tagliato via un pezzettino dello scotch per fare in modo che gli alberelli rimangano quasi tutti interi, quindi non ci siano alberelli tagliati a metà. A questo punto vado a prendere la mia foratrice per effettuare i fori. Quindi vado a vedere nel retro del foglio dove sono i fori e vado a riforare sopra nello stesso punto. Reinserisco i fogli nella mia agenda e a questo punto posso andare a decorare e anche a fare un po' di planning, quindi a segnarmi le cose che diciamo mi servono, che ho fatto, che devo fare. Utilizzo delle penne colorate, quindi faccio il color coding. Con la penna glitterata rossa mi segno gli upload dei video. Con la penna glitterata blu mi segno quando metto dei post sulla mia pagina Facebook e invece con quella viola mi segno invece quando metto dei nuovi post nel mio gruppo privato Yumi Dolci Creazioni, che sarebbe quello dove poi vendo gli sticker, i refill e quant'altro. Purtroppo mi si è scaricata la batteria della telecamera e non me ne sono accorta mentre che decoravo. Qui vi faccio vedere gli adesivi che ho utilizzato dalle cartine che ho acquistato da Lidl sempre 2-3 settimane fa. C'erano queste cartine di sticker bellissimi natalizi, con i Babbi Natale, pupazzi di neve, le renne, sono veramente molto belli. Quindi adesso vado a decorare la settimana di Natale. Io ho questo refill due giorni per pagina e quindi decorerò quattro pagine. Per i primi quattro giorni, anzi per i primi tre in realtà, ho scelto questi washi tape. Questi sono proprio di carta, sempre di Lidl, che ho sempre preso 2-3 settimane fa. C'era un'offerta con tantissime cose per le agende, o perlomeno che noi usiamo per le agende. Utilizzo per tagliare i washi tape, quindi questi scoccini di carta, il righello. Ho trovato questo metodo guardando dei video delle ragazze americane ed è veramente velocissimo e molto meglio che utilizzare le forbici, si fa molto più in fretta. Basta appoggiare il righello sopra e poi strappare lo scotch di carta. Una volta messo i washi tape di decorazione, vado ad effettuare i fori come ho fatto prima.
A questo punto reinserisco il foglio e vado a prendere l'altro foglio per fare la seconda parte, quindi gli ultimi 4 giorni, 23, 24, 25, 26. Ho scelto questi altri washi tape, molto carini, anche questi sempre del Lidl, con questa scritta Merry Christmas, che centro nella pagina in modo tale che non ci siano troppe parole tagliate, che si lega bene la scritta Merry Christmas. E poi ho scelto questo scotchino piccolino piccolino con i pallini, che mi sembra molto carino, ricordo un po' le palline di Natale, le ghirlande. E invece l'ultimo washi tape che ho scelto è uno che ha proprio le palline di Natale disegnate. Anche qui cerco di centrarlo per fare in modo che le palline disegnate non vengano tagliate, non vengano a metà. Vado a forare e a reinserire i fogli nella mia Kiki. A questo punto posso cominciare a decorare e prendo il mio libro degli sticker, dove ci sono tutti i miei sticker, e vado ad inserire questi sticker che ho fatto io, che avevate forse già visto in un altro video, che sono quelli che uso per segnarmi quanta acqua bevo al giorno. Quindi ne metto uno per ogni giorno, dove appunto cerco di bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. E poi vado ad inserire anche uno sticker all'inizio settimana, dove vado a segnare il mio peso. Attacco anche queste bandierine, chiamiamole così, che in realtà si chiamano flex, e le metto di tre colori diversi nelle prime due pagine, e invece proprio nei 4 giorni dove c'è Natale li metto tutti verdolini. Attacco anche queste bandierine quadrate, sempre fatte da me, e le attacco nei giorni in cui andrò a fare gli upload. Quindi quando avrò fatto l'upload attaccherò poi ancora sopra l'adesivino col logo di YouTube che ho fatto per la serie, proprio per i YouTuber. Quindi ci sono i loghi di YouTube, il computerino, il frame dei montaggi video e così via. A questo punto prendo una penna glitterata rossa che si abbina con i washi tape e vado a scrivere sulle bandierine le varie serie TV che ci sono giorno per giorno. Naturalmente sono le serie TV che mi piacciono e che seguo. Lunedì c'è Grey's Anatomy, martedì c'è Agents of S.H.I.E.L.D. e così via. Ne seguo veramente tantissime e ne trovo sempre di nuove da cominciare a seguire, sono una fanatica delle serie TV. Da poco, tra l'altro, se siete più o meno della mia età, sapete che hanno ricominciato a dare i Muppets, che sono dei pupazzi molto carini che davano quando io ero piccola. E mi segno tutto, mi segno anche eventuali cose da fare per questa settimana di Natale, preparativi, sia in generale per i regali, sia anche quelli magari, non lo so, estetici, quindi per farsi belli per Natale. Cancello anche magari eventuali cambiamenti che ho fatto nelle idee per i video. Come vedete, di fianco ad ogni cosa metto sempre un pallino colorato, un cuoricino fatto con le penne glitterate oppure con gli adesivini che ho fatto con i pallini colorati. Dipende, diciamo, un po' da come mi gira in quel momento o magari come si abbina meglio alla decorazione che ho deciso di fare. A questo punto vado a decorare un po' le pagine con degli adesivi, anche qui presi da Lidl,
Sono veramente bellissimi questi adesivi che hanno tirato fuori per Natale, sono tutti brillanti. E quindi vado a mettere un po' di alberelli di Natale, fiocchi di neve, palline, bastoncini, calze, un po' di tutto, un po' come mi ispira in quel momento. Naturalmente nel giorno di Natale vado a mettere un bel pupazzetto di Babbo Natale con la slitta e i regali. E invece negli altri giorni vado a inserire un elfo il 24 e altri pupazzetti vari sparsi per le pagine. Dal 20 al 22 metto un po' di fiocchi di neve, pupazzetti di neve, alberi di Natale, renne. Un po' anche qui come mi ispira sul momento e cercando di abbinare i washi tape agli sticker che metto. Vado a segnarmi le cose importanti con magari una penna glitterata come per il 25 dicembre ed evidenziare eventualmente impegni, diciamo, importantissimi come per esempio magari un lavoretto che ho trovato in questo periodo natalizio. Ecco le mie pagine decorate, poi man mano, giorno per giorno, io la sera, quando è finita una giornata, vado a decorare ancora con altri adesivi, decorativi e quant'altro e vado a evidenziare le cose che ho fatto e segnarmi anche altre cose magari che ho fatto durante la giornata e che non erano segnate. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, me l'avete chiesto tantissimo, quindi spero proprio che vi piaccia. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ma dopo Natale, quindi vi faccio tantissimi auguri di buon Natale a tutti quanti, vi mando tanti bacioni giganti e a presto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e mettetemi un bel pollice su se questo video vi è piaciuto. Ciao! Auguroni!